a tutti ragazzi, io sono Loris98 e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Finalmente siamo qua alla palestra di Viganello, praticamente per la parità tra Viganello, Caimans e raggruppamento Mendrisiotto. Eccola qua ragazzi, il nostro Alessandro Chinelli, che è qua alla regia. Con tutto qui il computer, la telecamera principale, questa qua è la secondaria che con collegato al editore questa volta, questa è una cosa cambiata rispetto all'altra volta, e poi abbiamo la telecamera principale, là in fondo il nostro Axel Palermi, il telecronista principale. Detto questo, vabbè, aspettiamo che poi arriverà la formazione definitiva allora, e quindi ci rivediamo dopo. Procediamo. Allora, partita che per il momento è terminata con il punteggio di 43 a 33 a favore del Viganello, ma adesso leggiamo velocemente la formazione dell'RPM con il numero 3 Massaro Domenico, numero 4 Livio Lorenzo, numero 6 Perrucchi Filippo, numero 7 Catani Adam, numero 8 Vincenzo Dario, numero 9 Righetti Tobia, numero 10 Cessere Riccardo, numero 11 Meloni Alessandro, numero 12 Bonacci Davide, il numero 13 Mohan Diego, Maurin Diego, il numero 14 Talarrico Leonardo, il numero 41 si chiama come il nostro praticamente regista Alessandro Chinelli, in questo caso Chinelli Martino, praticamente non posso fare la luce adesso qua Alessandro non c'è, l'head coach il signor Alberto Blasi. Mentre la formazione del Viganello schiera con il numero 5 Petroni Edoardo Paolo, il numero 6 Butan Ilia, il numero 7 Veselinovic Filip, il numero 8 Miele Giuseppe, il 9 Nardella Gabriele, il 10 Bassea Dylan capitano, il 11 Calif Axmad Anatto, il 12 Codella Emanuele, il numero 13 Rodi Torun, 14 Zanini Alessandro, e il numero 15 Consonni Davide, e il numero 22 Sema Davide. Head coach la signora Antonella Bassi. Gli arbitri della partita, il signor Fabio Marzini e l'arbitro 2 Paolo Licastri. Detto questo, noi procediamo con il prossimo periodo di gioco, in questo caso il terzo e quarto periodo di gioco qui dalla palestra delle scuole medie di Viganello, tra l'altro le scuole dove arrivo io a fare il nuoto praticamente, sempre qua con la posizione della regia, la telecamera che inquadra il tempo, ovviamente l'audio esce dal trasmettitore, e la telecamera principale, la mia un po' inclinata questa volta, quindi un po' le immagini inclinate, ma vabbè, dettagli. Comunque, a parte questo, vi auguriamo ancora una buona partita a tutti e ci vediamo poi per la conclusione finale di questo video. A tra poco, procediamo! 24, tentativo totalmente sbagliato, rimbalzo d'attacco. Ma pazzesco, che cosa si è fatto? Scusa! Anche lui pensava che il tempo fosse esaurito, però ha fatto un canestro che andrà nelle nostre short. Pazzesco! Nostro Alessandro Chinelli, eccolo qua. Bene. Chinelli Martino, giustamente, che avevo detto prima. Ma non è parente. Non è parente nel nostro Alessandro Chinelli. No. Non è parente Alessandro Chinelli. Non è parente quasi Como. Giustamente. Allora, siamo pronti per iniziare pochi minuti all'inizio di questo terzo quarto. E quarto, scusate, ovviamente dopo il quarto. Procediamo con la partita, a tra poco. Bene, il nostro Alessandro Chinelli qua che sta ballando, chiudiamo questo stupendo video qua alla palestra con punteggio di 80 a 69. Detto questo, ci salutiamo da Swissport TV, da Alessandro Chinelli e ovviamente da Loris98 è tutto. Un saluto e alla prossima anche da Axel Paderni. È tutto. Ciao Axel, alla prossima. Ciao a tutti da Loris98. Bella.